La mia passione per le moto è nata tantissimi anni fa da piccolino, iniziando già con i primi motorini a marce, poi con gli scooter, e poi ho conosciuto questo marchio che secondo me ha un fascino straordinario. Me ne sono innamorato praticamente subito. Sono milanista e sono nato a Milano, quindi volevo che la mia motocicletta, la mia Harley, rispecchiasse la mia città anche. È nata l'idea di aprire questo stupendo posto che siamo riusciti a mettere in piedi dalla passione che abbiamo tutti i soci di questo marchio, e quando abbiamo preso la notizia che la storica numero uno è fallita, allora abbiamo detto perché non provare, e da lì è iniziata l'avventura che più o meno è durata un anno e da circa un mese siamo aperti. Il nostro nome è nato perché comunque cercavamo una location in questa zona, quindi all'entrata di Milano. Per me io ho 20 anni che faccio avanti e indietro Milano-Varese per allenamenti, e per me l'entrata di Milano è Viale Certosa, quindi l'abbiamo chiamata Gate anche perché tra virgolette vuol dire anche porta. Io ho fatto il portiere per 20 anni, quindi abbiamo tutti deciso per questo nome, ci piaceva. E il 32, vabbè, il mio numero di maglia, il mio numero preferito, gli altri soci hanno approvato questa mia decisione e siamo partiti. Vi racconto questo inedito: io alle 7:15 sono già qua in ufficio, apro io la concessionaria, sono in ufficio a controllare tutto, gli appuntamenti, le moto che dobbiamo consegnare, i pagamenti da fare, l'officina, come funziona, l'abbigliamento. Mi piace seguire in prima persona tutto quanto, poi aspetto tutti i ragazzi che arrivano verso le 9 e poi io vado a fare allenamento. Praticamente gli consegno in mano tutta la gestione giornaliera dell'officina e poi appena finisco allenamenti sono già qua pronto. La voglio vivere al 100% questo nuovo progetto, questa avventura, perché noi tutti ci crediamo molto. Siamo 11 dipendenti e 4 soci, abbiamo secondo me preso tutta la gente migliore sul mercato, tutti che conoscono benissimo questo marchio. Abbiamo Jolie che è nell'abbigliamento, si occupa solo dell'abbigliamento, abbiamo Silvia e Sabrina che si occupano dell'amministrazione del centralino, abbiamo poi Fabio che si occuperà delle vendite e si occupa anche dei finanziamenti, cosa che penso che in pochi abbiano, e abbiamo Max addetto agli accessori, abbiamo Massimiliano che si occupa dei ricambi, e abbiamo una grossa officina con 7 ponti dove c'è GP, Lele, Tonino e Tapparella, soprannome anche, vi dico anche il soprannome. Poi ci sono io, Nicola che è il capo officina, c'è Diego che è addetto alle vendite e c'è Alberto che è l'altro socio. E poi ho la mia spalla che è Luca che mi aiuta in tutto quanto, senza di lui sono quasi perso, però non gli do l'aumento. Il giorno che abbiamo iniziato ho detto a tutti che siamo una squadra, quindi una squadra come nel calcio ha un obiettivo. E noi ci siamo posti degli obiettivi quando abbiamo iniziato questa avventura e cercheremo di raggiungerli. Non sarà facile perché comunque non ci siamo solo noi, e come nel calcio ci sono altre squadre, per vincere bisogna lottare, noi sicuramente lotteremo. Ho la fortuna di aver giocato in un grande club, quindi le strategie aziendali qualcosa conosco, ho qualche, per fortuna qualche conoscenza che sicuramente nel tempo ci potrà dare una mano. Più avanti inizieremo a customizzare le moto, adesso siamo all'inizio, quindi vogliamo un attimino prendere un po' il tiro, prendere un po' le misure di questa nuova avventura. Non è facile, siamo pronti, però sicuramente in futuro prepareremo anche qualche moto, la customizzeremo bene.